Ce l'hai il mio numero? No. Segnalo. Sì. Ciao. Ti chiamare posso? Chiamarmi dovresti. Ciao. Allora, Alessandra Persiano è troppo perfetta, è una professionista di successo, è una donna molto ambita all'interno del tribunale, in più si divincola tra queste attenzioni maschili con grandissima eleganza, poi riesce a fare qualsiasi cosa sui tacchi, voglio dire, cioè non c'è cosa più difficile, lei va in tribunale con i tacchi, cucina con i tacchi, gestisce tutto sui tacchi, è dolcissima, è ironica, basta Alessandra. Io, Denise, mi identifico molto di più nel personaggio di Vincenzo Malinconico, quindi i due vivranno una storia d'amore costellata da momenti molto romantici, un amore quasi a tratti adolescenziale, però anche pieno di fraintendimenti, di tiro e molla, quindi sarà una storia molto divertente. Trauma. That's very provocative. I enjoy trauma. What I do to myself is very traumatic. Cronenberg, sì, essere scelta da David Cronenberg non è una cosa che proprio capita tutti i giorni, quindi potete immaginare che quando ho saputo di questa notizia ero strafelice, è un personaggio veramente fuori dal comune, Odile, una donna, una performer artist che si sfregia la faccia per superare il concetto stesso di bellezza in un futuro non troppo lontano, in cui non esiste più il dolore. Ho iniziato a lavorare quasi subito perché sono stata scelta per una serie televisiva turca che ero giovanissima. Quindi poi mi sono trasferita ad Istanbul, ho imparato il turco in meno di un mese, mi hanno lanciata sul set dopo pochissimo. Dovevo rimanere lì per 8 mesi e invece ci sono rimasta per 4 anni. E poi a un certo punto ho deciso di tornare in Italia perché volevo costruire una carriera anche nel mio paese. Sono stata scelta per Gomorra la serie, Marinella, poi ci sono stati dei film, poi Baby per Netflix, Bang Bang Baby per Amazon Prime, un personaggio chiamato tantissimo in dialetto calabrese. Sì, avete stessi occhi a biscia, animale a sangue freddo siete. Che vuoi, ca? Sono qui per pulire. Dici che a Salvuccio c'è a pensare Ewa, boh. O ne ho bisogno io. Alessandra Persiano è un personaggio differente da tutti gli altri, perché è una donna luminosa, una professionista, quindi certamente mi mancava. E mi mancava un personaggio che mettesse in luce un aspetto molto dolce del mio carattere. Che cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe tantissimo che si potesse andare oltre ad un'immagine di facciata, un'immagine estetica. A volte l'immagine è limitante sia per gli addetti ai lavori che magari per il pubblico che ci conosce per determinati personaggi. Io credo invece fortemente che gli attori debbano cambiare continuamente, quindi spero e mi auguro di avere personaggi differenti nella mia carriera. Ma lo sai che sei proprio una... Cosa? Diciamo che non ne è azzeccata una. Diciamo che è una mia specialità.